Credo che la simbiosi sia un potenziale rischio, un nemico mortale della vita a due. È un rischio a volte difficile da non correre, nel senso che il vivere insieme tende poi a portarci a dipendere un po' reciprocamente. D'altra parte, proprio questo aspetto è molto problematico, no? Se io vivo in simbiosi con l'altro, se tendo a vivere l'altro come una parte di me, a confondermi con l'altro, perdo la mia autonomia, la mia originalità, la mia capacità decisionale. Ecco, l'aspetto poi più negativo della vita in simbiosi è l'intolleranza nel poter affrontare la frustrazione, ecco. Nel senso che ovviamente nel momento in cui si vive insieme ci sono degli spazi, delle situazioni in cui bisogna affrontare la separazione. Una coppia simbiotica non riesce assolutamente ad affrontare la separazione, quindi potrà reagire in maniera molto forte, con sentimenti molto negativi, nel momento in cui qualcosa verrà a toccare l'equilibrio simbiotico che si è venuto a creare. Che cosa fare? Ma credo che attualmente questo rischio sia un po' ridotto dal fatto che entrambi i partner all'interno di una coppia generalmente lavorano, quindi voglio dire, già all'interno di una coppia ci sono degli spazi di separatezza e il fatto di lavorare un tempo pieno in ambienti diversi già è un deterrente nella creazione di un legame troppo stretto. Per cui in qualche modo ribalterei la questione, cioè forse in molte coppie non c'è tanto il rischio della simbiosi quanto quello appunto di non vedersi abbastanza, nel senso che si arriva la sera, bisogna occuparsi dei figli e forse magari invece è importante anche condividere degli interessi comuni per cementare maggiormente il rapporto.